Salve ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Bushi, siamo ancora qui con Bloodborne e ci siamo lasciati nello scorso episodio con la morte del cacciatore Cinereo. Parte di questo posto già lo abbiamo esplorato ne nello scorso video, almeno la parte che ci portava sopra quella torre dell'orologio tipo. Dove si vede la minigun. Noi ora quindi passiamo da quest'altra parte. Uccidiamo intanto quest'essere. Non l'ho presa bene. Sarà importante ucciderli questi. Perché ci dropperanno frammenti di pietra del sangue e altri oggetti simili che ci aiuteranno. Merda, non posso prendere quest'ora. Che ci aiuteranno per il potenziamento delle armi. Allora, scendiamo qua. Vediamo cosa c'è. In questo video esploreremo un po' la zona. Non so se andremo anche dal boss. Dipenderà da quanto ci metterò, insomma. Lo status che vedete in alto sopra il personaggio è un tipo di veleno. Ne esistono due tipi e sono il veleno lento e il veleno veloce. La differenza tra i due è che uno ci toglierà più vita, ovviamente quello veloce ci toglierà più vita rispetto al lento, ma se ne andrà anche prima. Allora, qua c'era qualcos'altro, no? Torniamo su per la scala e prendiamo anche quello che ci è sfuggito prima. Ok, eccolo qua e lui ci dà frammento di pietra del sangue anche lui. Sarà importante in questo luogo ricordarci che le belve sono molto deboli al fuoco. E anche delle grandi teste di cazzo. Vaffanculo. Quindi se usate la carta che ci dà il bonus fuoco all'arma, li uccidere molto prima. Ancora non vi ho fatto vedere, mi sono appena ricordato l'oggetto che abbiamo preso alcuni episodi fa, che ci serve per mettere le rune alle armi. Ma penso che lo vedremo qua, probabilmente. C'è qualcuno dietro, non mi hai preso e io non ti ho preso. Ok, è morto anche lui. Ora in questo posto comunque già ci siamo passati, quindi non c'è altro da farvi vedere. Per arrivare qua sotto possiamo sia scendere da qua, sia fare tutto il giro, vedendo un cacciatore pronto ad aspettarci. Quello che consiglio io è di fare il giro. Anche perché non ci sarà soltanto lui, ma altre belve, quindi non conviene. Ovviamente è un parere personale. Ecco, già qua vediamo il cacciatore che fa avanti e indietro. E ci viene incontro. Spavaldo. Certo, se lo prendo magari. Se riuscissi a fargli il parry, sarebbe più semplice. Allora, questo è un posto brutto, ci sono belve, oltre al cacciatore. O forse anche due cacciatori, non mi ricordo bene. Ah, il danno è niente in pratica. Con il parry. Insomma, altro parry.
che tolgo niente in pratica. Dai, che palle. Forse qua... No, ah giusto, sicura. Forse qua non sarebbe stata male la mannaia dentata, arma più veloce. Anche se con un range minore, quando è aperta. Sono tre proiettili, niente. Faccio senza. Ah, cazzo. Ah, vaffanculo. Devo assolutamente riuscire a non fargli prendere altra vita, perché se no non finisco più. E che cazzo, però tu schiva, se no. Ci siamo quasi, dai. No, cazzo. Bene, si è da dato anche fuoco. Ottimo, pezzo di merda, pensavo di arrivarci. Ancora, bravissimo, datti fuoco da solo. Dai. Merda. Dai, eccolo qua. Abbiamo usato quasi tutte le fiale, quasi tutti i proiettili, ma ce l'abbiamo fatta. Ci ha dato polvere di midollo osseo. Medium aggiuntivo che potenzia i proiettili di mercurio. Secondo l'officina, questa è una specie di polvere di midollo osseo, raccolta a un posto che incontreremo che non so pronunciare. È molto preziosa per i cacciatori con tinta del sangue debole, che devono ricorrere ad armi da fuoco più potenti. Non l'ho mai usato. Ho sbagliato tasto. Allora, ora, qua c'è la scala che ci porta su o giù. Uccidiamo anche i corvi. Un altro corvo. Un povero morto. Ora, se non sbaglio, a sinistra si passava per entrare in un certo punto. Ah, certo. E da qua scappavo, però. Sto giocando proprio di merda. Ma merda pura. Proprio pura pura. Solo sette fiale. Un proiettile. Non è molto. Andiamo di qua. Ora. Scendiamo giù. Entriamo dalla porticina. Ok, io non mi ricordo se ho... Credo di no. No, non ce l'ho. Una lanterna. Una piccola lanterna che ci illumina un po' il posto. Quello che vi consiglio è di tenere un'arma lunga, restare a distanza e cercare di tenere sempre tutti sotto controllo. O meglio, dare un'occhiata un po' a tutti. Dovrebbero essere quasi finiti. Intanto prendiamo le fiali di sangue. Fiali di sangue 6, 2 e una gemma del sangue della tempra. Fiali
Qua c'è altro? No. Neanche uno scrigno, quasi però. Sempre la stessa gemma del sangue. In questo posto si trova anche un altro vestito. Qua sopra, sulla sinistra. Allora, questo è. Vedi, noti. La luna rossa è bassa sull'orizzonte. Le belve sono ovunque. Non c'è altra scelta che quella di ridurre tutto in cenere. Un messaggio lasciato da non si sa chi, che però cerca di farci capire un po' la storia. Abito annerito del cacciatore, guanti e pantaloni anneriti del cacciatore. Il vestito che abbiamo indosso. Ah, Ruggero di sangue, bene. Dicevo, il vestito che abbiamo indosso è molto bilanciato. Può benissimo aiutarvi fino alla fine del gioco. Ma chi guarda più l'estetica, ovviamente, ce ne sono di tanti tipi, se li sceglie benissimo. Allora, si può passare qua, noi vediamo solo chi c'è sotto, e sono parecchi nemici, tutti quanti più incazzati degli altri. C'è un oggetto là, ma non ci interessa, anche perché non è niente di eccezionale, e lo trovo complicato da prendere, e ci ha tolto parecchia vita. Cazzo, da tu cazzo sbuchi tu? Allora, sono in tre. Li prendo, uno e con un colpo solo. Non è stato certo un bel colpo. Ah, tolgono parecchia vita. Rimane uno, benissimo. Fiala di sangue. Sopra c'era qualcosa. Sì, si può passare da sopra se si vuole prendere quell'oggetto che abbiamo visto prima. La strada è molto semplice. E si può benissimo trovare senza nessun problema. Un po' di vita. Qua c'è qualcun altro. Dovrebbe stare. Eccolo qua. Occhi rossi, ruggiti. Brutto segno. Anche perché ha allarmato quelli che stanno sotto. E non solo. Qua attenti perché questi fanno molto più danno. E sono molto più strozzi. Altri tre addirittura. Un altro morto, ne ho uno dietro, eccolo e mi ha preso subito. Cazzo, levati però. No, merda. Dai. Sì. Morti entrambi? Sì, perfetto. Prendiamo intanto quello che sta qua. Frammento di pietra del sale. Usiamo le compenetrazioni, vediamo se funziona. Funziona benissimo. Sia con loro che con noi. Riproviamo. Niente. Ha capito che è meglio venire qua. Anche se farà una brutta fine lo stesso. Cerchiamo però di
non fare troppo i spavaldi, perché sennò ci aprono il culo. Altri tre, bene. A questo punto credo vada bene. A volte bisogna farsi furbi e cercare posti dove si può combattere in maniera migliore. O meglio, con quest'arma, dato le compenetrazioni, aiuta sicuramente. Qua c'era altro. Sì. Conoscenza del folle. Qua vediamo un altro mostro in croce. E invece qua, sangue rituale. Questo ci servirà per fare i calici. E i calici cosa sono? Sono dei labirinti dove incontreremo vari boss, vari mostri. Anche abbastanza interessanti, si possono complicare in vari modi e propongono un'ottima sfida. Non tutti ovviamente, ma quelli più complicati sì. E incontreremo in uno di quelli, per chi cerca il platino, anche un boss. Sarà nascosto là, dovrete trovare il giusto calice, farlo, arrivare al boss e una volta ucciso, trofeo, molto, molto semplicemente. Non è neanche complicato da battere. Saliamo qua per aprire una shortcut e vedrete subito dove ci porterà. Vicino al cacciatore cinereo e all'altro cacciatore. Ora dirigiamoci verso il boss. La strada sia questa. Tanto non mi sembra che gli si possano fare parry, quindi non dovrebbe servirmi. Non dovrebbero servirmi i proiettili. Spero almeno. Cazzo. Però le fiale mi servono. Qua un altro lupo, anzi un altro, un lupo, poi ne incontriamo ancora un altro. Ma ancora non l'abbiamo visto, fortunatamente. Cerchiamo come sempre di farne uno per volta di questi grandi. Un colpo e dovrebbe morire, eccolo qua. Mi lascerà le fiale. Ah no, un frammento. Solitamente lasciano fiale. Dai, dai, non resistere, tanto t'ammazzo lo stesso. Eccolo qua. Continuiamo ad andare avanti intanto. Qua, se guardate bene in alto, ci sarà una bella sorpresa. E qua sulla destra c'è qualcosa però. Pastiglia di sangue di Belva. Vedremo a breve a cosa serve. Intanto uccidiamo questo qua. No, lock, il lock del cazzo, vaffanculo. Ok, fatto fuori.
La pastiglia di sangue di Belva. Grandi pastiglie medicinali, apparentemente composte da sangue di Belva coagulato. A causa dell'origine poco chiara, sono state bandite dalla Chiesa della Cura. Forniscono uno scatto di bestialità, straziando le carni del nemico e inebriandosi del suo sangue caldo, è possibile mantenere il proprio stato di belva, aumentando anche la condizione di euforia di forza. In pratica, quella va usata quando ci sono tanti nemici, così non cala. Attenzione qua. Facciamolo, vaffanculo però. Si sarebbe dovuto bloccare subendo il colpo, teoricamente. Ma ovviamente no. Non me l'ha ridato quel pezzettino, non importa. Frammento di pietra del sangue ancora. Qua c'è qualcos'altro. Antidoto. Antidoto ovviamente serve contro il veleno. Qua si aprirà un'altra shortcut ancora. Qua c'è qualcos'altro, frammento di pietra del sangue. Allora, eccola qua. Questo ci riporterà se avete riconosciuto il posto vicino alla nostra lanterna. Carta infuocata che ci servirà contro il boss e contro le belve. Qua c'è qualcosa? No. Ho sbagliato strada. Scendiamo le scale. E qua vicino altre due belve, una qua dietro coperta dal fumo, ma noi non ci facciamo prendere in giro. Se vieni magari è meglio. Bravissimo, bravo, un po' di più. Io intanto carico il colpo. L'altra bestia, male male male, non ci lasci niente, tirchio proprio. Un po' di stamina, un altro po' di colpi, ma lo facciamo fuori. È un po' più resistente, eh? Ma non resisterà sicuramente ai nostri colpi. Infatti è morto. Frammento di pietra del sangue. Qua c'è qualcos'altro oltre a questo. Proiettili di mercurio, bene, 10. Allora, questa è la strada, sì, per la boss fight. Qua non posso andare avanti. No, non posso. Dietro la statua c'è marchio del cacciatore ardito. Qua c'è qualcos'altro? No, non mi sembra. In questo posto ci sono varie belve nascoste nell'erba alta. Potete anche benissimo saltarle, io le faccio fuori per prendere più echi del sangue. Ok, gemma del sangue della tempra. Per il momento prendiamo anzi sempre la stessa gemma, neanche molto forte alla fin fine. Qua c'è uno nascosto bene bene, ma non ci sfuggi sicuramente. Sì, fai fai. Intanto però sei morto. Allora tu invece ruggera di sangue freddo, se non ho letto male.
ora dovresti morire. No. Arma a rischio, merda. Le armi si consumano, purtroppo, e dovrete controllarle. Io mi ero completamente dimenticato di questa cosa. Qua c'è una campana. Evoca Alfred. Ho attivato questa quest appunto per poterlo evocare, perché mi servirà assolutamente una mano per farlo più velocemente. Lo evochiamo. Io sto giocando offline, quindi questo è l'NPC. Ce ne saranno vari in giro se attiveremo le loro quest. Ecco qua Alfred. Magari fosse così veloce anche con il kill camera addirittura. Anche, ho sbagliato tasto, anche online con i vostri amici, con altri giocatori. Allora, prendiamo, togliamo i ciottoli e mettiamo carta infuocata. L'antidoto. E le molotov. Ma dovrebbe bastare questo, credo. Ovviamente ogni volta che chiamerete un vostro amico o un NPC con la campana del richiamo, userete un punto intuizione. Iniziamo. Beleva assetata di sangue, bene. È una bella stronza questa. Per il momento no, ma più avanti farà anche danno. No, ci farà salire lo status di avvelenamento anche soltanto standogli vicino. E il danno che gli faccio è praticamente nullo, davvero. Dai, e che cazzo però. La metto lunga almeno. Ah, è 23, non gli faccio niente in pratica. Mentre lei non dico che ci shotta, ma quasi scommetto. No, ok, dai, è abbastanza. Non ci fa neanche tanto danno per adesso. Sì, però inizierà con Alfred. Bravissimo. Sì, io ti attacco da dietro. Dai, con sta musichetta che intanto ci mette allegria. No, per niente. Ma ci fa capire bene la situazione di pericolo, la situazione di merda in cui mi sono cacciato, dato che non gli faccio un cazzo di danno. Allora, facciamo così. Ho sbagliato. Tasto. Com'è che si faceva? Ok, eccolo. Carta infuocata. Tasto ancora. Vediamo. Molto meglio, molto meglio. Danno sicuramente più ingente. Non morire Alfred, se no muoio anch'io. Allora, ancora è a tre quarti di vita, anche più credo. Ah, dai. E quando si arrabbia sarà veramente complicato, dato che anche solo avvicinandoci ci farà danno. Fortunatamente finché ho la carta del fuoco gli faccio più danno. Ecco metà vita. Adesso inizia a essere più stronza. No, ancora no, non metà vita, niente. Avevo visto male, parecchio male. Dai, guarda tu. Allora, devo riusare la carta, assolutamente. Alfred, non morire. Alfred. Dai, che cazzo. Togli il lock da solo, allora sei stronzo. Dai, porca puttana.
Neanche metà vita. E già è molto più stronza. No, 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 no. Non mi dica che sei morto. Ti prego. No, brutta merda, che non sei altro. Non penso ce la farò. Anche perché ha tanta vita. Proviamo con il Perry, ma già immagino che non funzionerà. Che cazzo, però sei una merda davvero. Guarda tu, porca cazzo. Quanto sei lento. Che sega. Ma porcaccia quella stronza. Oh, lock del cazzo, Madonna santa. Eh sì, niente, no, no, no. Non ce la faccio. Purtroppo non ce la faccio. Ok, in quella zona ci ripasseremo. Prima mi potenzierò, quindi mi rifarò tutta Yharnam e anche questo luogo per portarmi assolutamente la vita più alta, anche la stamina e la forza. E la resistenza al veleno, che per il momento sale comunque con quasi ogni cosa. Il video facciamo che finisce qua, non voglio farla troppo lunga. Se vi è piaciuto o stato d'aiuto, mettete mi piace, sostenetemi, condividete e alla prossima.